Io questa sera volevo parlare di America. Di America perché conoscete l'America, conoscete la bandiera americana? La bandiera americana è famosa perché ha le stelle e le strisce. 50 stelle come sono gli stati americani e le strisce come il commercio che l'America ha avuto con Pablo Escobar. Per moltissimi anni si sono interfacciati, hanno avuto... Però l'America, anche l'anno che è appena finito, è un anno dove c'è stato un anniversario importante, 50 anni dello sbarco sulla Luna. Come andò, sapete? Apollo 11, sbarcato sulla Luna, hanno messo la bandiera americana e poi sono ritornati sulla Terra cantando siamo gli astronauti che andiamo sulla Luna, andiamo a Yankee Doodle, e sono diventati eroi nazionali. Soltanto americani potevano fare una cosa del genere. Pensa a un equipaggio di italiani sulla Luna. Come ci andà? Come poteva partire dalla... Anche i nomi, no? Loro Apollo 11, noi Abbacchio 21 potevamo pensare, no? Un abbacchio che partono, loro arrivano sulla Luna, piantano la bandierina, noi sulla Luna... Tre in senso antiorario e quattro in senso orario, perché giustamente il romano, l'astronauta romano vede la Luna piena dei crateri, riconosce l'ambiente, dice: questa è come casa mia, aspetta, qui lo so io come fa. Chi è il sindaco della Luna? Raggi, vai, rifacciamo. Quindi loro, gli americani, Houston, abbiamo un problema, gliel'hanno risolto dalla Terra. Immagina gli americani dalla Luna: oh, Ciampino, abbiamo un problema, pure noi. Sono rimasto da solo, sono nati tutti via. Immagina, questo è quello che succederebbe in Italia. Non abbiamo i mezzi, non siamo credibili fuori. È per questo che guardiamo l'America con grande... poi sono, attenzione, in tante cose sono più bravi. Hanno visto quando presentano gli americani? Non è che fanno come Paniate, come Federico, ecco a voi dato, come applauso. Loro hanno le cheerleaders, queste fanno la spaccata, le verticali, tutte così, fanno, datemi una D, datemi una D, fanno la verticale, la rincorsa, la spaccata per aria, al fermo immagine con la bisettrice sulla patata americana, e dice, perché si chiama patata? Perché si chiama patata americana? Perché in americano la patata si chiama chips. Quale nome migliore per una patata? Chips è il richiamo degli uccelli. Chips, chips, chips. Ma c'è un altro stato che poteva dare il nome a una patata? No, soltanto gli americani. Poi sono un po' megalomani, pensa alle autostrade americane. Hai visto? 6 corsie per ogni senso di marcia. Le sommi, 12 corsie. Immagina in Italia un'autostrada di 12 corsie. Che so, la Bologna-Taranto, 12 corsie. Devi togliere Molise. Agli abitanti del Molise, fuori dai coglioni, devi passare l'autostrada. Forse. E dove andiamo? Andate via in Basilicata. Forse non rompete i coglioni. Forse tutti... Immagina, è così. Oppure pensa quando un presidente degli Stati Uniti d'America deve essere omaggiato. Non è che gli scrivono la targa con scritto qui passò George Washington, qui dormì Roosevelt. No, guarda che gli hanno fatto, guarda. Attenzione, questo non è un modellino, questa è una montagna intera scolpita con i quattro volti dei presidenti che hanno fatto grande l'America, per fargli un omaggio: Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt, i quattro uomini che hanno fatto grande l'America. A noi non è che ci mancano le montagne. Non ci mancano manco gli scultori. Chi ci metti? Chi ci vai a mettere? Litigano fra tutti. Immagina Pertini vicino a Cossiga. L'ha messo nel testamento. Non lo voglio vicino a Cossiga. Non me lo dovete neanche nominare. Giustamente. Non lo possono... E allora ripieghiamo sugli eroi del Risorgimento. I quattro uomini che hanno fatto grande l'Italia sono sempre gli stessi. Garibaldi, Cavour, Mazzini. E Maria De Filippi, i quattro uomini che hanno fatto grande l'Italia. Sono questi, ma non ce ne sono altri. E sempre gli stessi.
L'America, devo dire che ha subito un linguaggio satirico da parte di un cantante straordinario, Renato Carosone. Lo conoscono in molti, ha fatto una canzone che si intitola proprio Tu vuoi fare l'americano. Perché? Perché voleva prendere in giro una consuetudine che c'era all'epoca, nel 1956, tutti i ragazzi volevano vivere all'americana. E allora che facevano? Anche Alberto Sordi fece un film, no? Un americano a Roma, Albertone, per prendere in giro questa moda giovanile dove tutti quanti, pensando di vivere vivere all'americana fosse meglio di vivere all'italiana, tutti scimmiottavano gli americani. E allora, giustamente, fecero una satira di costume nei confronti dell'America. Io sono convinto che se fosse ancora vivo sia Alberto che Renato Carosone, probabilmente la loro satira di costume la rivedrebbero. Forse la farebbero più aggiornata. E io mi sono permesso di aggiornare questa canzone straordinaria, forse la canzone più famosa nel mondo. Molti calzoni con lo stemma letlo, volti la costa con lo stemma gecko, pure baglioni e sua maglietta fina, dentro ci trova scritto medicina. Dove fa l'americano, americano, americano, ma se cuce tutto qua. Tutto il mondo della moda lo disegna mia cognata e ti devi l'assegnare. Le borse Louis Vuitton, vestiti Christian Dior, le scarpe di Chanel, chi te le fa? La sorella di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma sei nato in Italia, pure Giorgio Armani, viene qua, lo fa per risparmià, Donatella saliva, Valentino vive qua. Se ti sei rotto il calicatore, ed è proprio il giorno di Natale, costa 40 euro l'originale. Noi siamo aperti e lo vendiamo a tre. Certo ti si rompe là, ma un mesetto dure là. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, con il Samsung e con l'iPhone. I telefoni alla moda li assembliamo qui in pagoda, poi li mandiamo là. Tuo figlio a carneval, vestito vuol comprare, di Capitano America, chi te lo fa? La sorella di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, tutto quello che comprate qua lo famo noi di là, stiamo sempre alla vola, perché in Cina non ci sta CGL, CISL, WIL, CGL, CISL, WIL, CGL, CISL. Vostre grazie! Bernardo!